La situazione sembra compromettente. Mantengo un distacco edonistico, evitando chiarimenti persino dalla mia penna indiavolata. Allungate come ombre in una sorta di circonferenza fatua, civettano rinunciandosi. In conflitto, con verità spaventose si intrattengono in questa burla letteraria, infine malvagia, ma ideale per tutti gli insofferenti in cerca di vie d'uscita. Per non preoccuparsi oltre, in seguito, commentando, si dirà che erano solo precetti per evasori del quotidiano. Intanto, loro due consolano i sensi eccitandosi con i dolcetti al miele e pinoli triturati con polvere bruna. Si imboccano con sgarbo, leccandosi le dita indelebili. Continuano a lungo. Ho la vista stanca e mi sembra stiano duplicandosi. Forse è un'allucinazione. Io devo andare a riposare. E tu? Mandami prima il mare.